Ciao ragazzi, questa sera ci riproviamo. Sto uscendo con il mio migliore amico. In realtà un video sarebbe già dovuto essere uscito, ma di quello che avevamo pensato, come avevo supposto, non avremmo potuto pubblicarlo perché si sentiva la musica. Solamente che tutta la serata era così, perché principalmente noi viviamo di questa cosa, di cagate e di musica, perché comunque ci piace cantare, ci piace così, ma YouTube non ti permette, e quindi per evitare menate abbiamo deciso comunque alla fine di non pubblicarlo. Eviteremo di cantare o comunque di far sentire musica e vediamo insomma dove ci porterà questa fine serata qua. Comunque, oddio! Questo qua è quello dopo il Mac. Che cosa comporta? Che sono già rincoglionita a fare questo pezzettino di strada. Cioè, giusto per capire dove siamo. Cioè, in mezzo al niente, su un ponte magico, così si vocifera. E comunque non è per niente facile camminare qua sopra. Sebbene qualcuno mi sfotta, è disarmante. Sì, poi ci sono anche gli animali dal bosco. Cane, via, via, via. Ma c'è il cane davvero? Coglione, che spavento! Cioè, ecco, queste cose sono cose che poi io resto traumatizzata. Addio, ciao! Addio! Ma che bello! Però mi sono cagata in mano, comunque. Perché pensavo che non c'era in realtà niente e quindi era solo un farmi spaventare. E poi... E poi, cazzo, quando ho visto invece il cane, ho avuto un po' paura. Ecco, questo qua è l'altro ponte. Che fa il cane. Ho capito. Ciao, Velu. Che però, cioè nel senso, è bellissimo. Però adesso faccio passare il cane perché ho vergogna a far vedere il mio essere inquietante. Vabbè. Vabbè. Sì, giustamente, perché il cane era accompagnato comunque dal suo padrone. E quanto sarà questo ponte da fare? 30 metri. Ecco, 30 metri di vergogna, non ce la posso fare. Ma perché? Da sola. Cioè, no, da sì. Sola, io fino alle 9 sono qua. Da sola. Cioè, perché comunque c'ha tutti questi pezzettini che voi prendete il tempo pensando di prendere, cioè, il passo giusto e imbroccarli giusti. E invece no, perché poi magicamente arriva il ramo o quel cacchio che è fuori o un mega dislivello, cioè tra una cosa e l'altra, che se ti vanno dentro le punte delle scarpe cadi probabilmente. E io ho paura di fare questo a fine. Cioè, veramente. Ecco, cioè. E poi ho paura di fare come quelli che gli cade dentro il telefono. Oddio. Ma quanto sono brava da 1 a 10. Occhio che sei in mano il santo graal della mia vita. Guarda che se cadi all'indietro... Ado. Cioè, salva tutto, soprattutto il telefono. E comunque questa qua è la mia disabilità. La tua, andare indietro senza neanche vedere dove vai. Aspetta. No, vabbè. Ah, e oltre... La paresi facciale. La paresi facciale.
Sì, perché io non sono abituata a farmi riprendere, cioè di solito mi riprendo da sola, quindi so le facce che faccio. Cioè... esatto, della diretta, dello streaming. Cioè, comunque, chi vorrebbe provare, no, volesse provare, cioè, a fare comunque quel ponte qua, e poi mi dice quanto sono stata brava a farlo tutto da sola. Quanto? Quanto? E dice ancora il cane. Quanto? No, anche un 9,5. Sì. 9,5. Sei. Sei 6,6,6. più, dai. Anche un 7 Ho meno. detto sei più, non di più. 7 meno. E comunque quel cane è bravissimo. Sì, eh. Più di noi, più di me. Cioè allora, a parte cigolio vario e quant'altro, questa qua è la stupidità disumana che... ecco, cioè come si fa a non prendere a sberle una persona così? Infatti... Ti sei divertita però? Ecco. cioè... mi è venuto... non ho ancora neanche digerito il Mac. A 30 all'ora. Mentre E sei 30 all'ora col cazzo. che eravamo vinti. Comunque questo qua penso che sia un altro paese... un Disperso. po' triste. Cioè l'altra volta... aspetta che giro Oh, non hai fatto pubblicità, solo per il cancellare. video. In realtà Formaggio. volevo girare la fotocamera e non il video. E per fortuna è partito un secondo dopo perché... cioè Dovevo prima facciamo i presentarmi. fighi Alla fine mi ha conosciuto che i miei a follower non mi sono presentato, fare... né? aspetta, a fare i Fast and Furious della situazione, I poi coyo. grattato prima seconda, cioè... comunque lui è Mauro. Ciao. E ogni tanto comparirà nei video perché lui sarà una, Forse una volta. come si dice, Una comparsa no, ma come pagata. si dice, Una simpatica gang. una guest star, West star. La special guest, special star. special guest Special guest. dei video Low e special, mia special, low. lo special guest dei video, cioè di alcuni video, perché visto che tanti comunque, vedendo anche nei sondaggi, nelle storie, non credono all'amicizia tra uomo e donna, Sbagliano. tutte queste cose qua, e invece noi alla fine siamo la prova che dopo 20, 4-5. anni, No, aspetta, ne ho 26 io. ci siamo conosciuti all'asilo, tipo, Sì, perché io ne ho 26. 20 qua che c'ho. 26 per 2. No, 26 per 2. No, fine, ciao, 50, no. Non credo. 38. Ecco, io ho 20 qua che c'ho, ho detto, quindi. 23. E niente, comunque alla fine questi video racconteranno un po' questa cosa, che comunque smentiamo la regola de... sì, no, la regola dell'amico, la Sì, confermiamo. no, quella lì sì. No, perché sennò qua c'è qualcosa che non va. La Ma non canzone... sbaglia mai davvero. esatto, Per quindi me. il Max Pezzali qua... L'unica volta che nominerò nella mia vita quell'uomo lì. Cioè, chi ascolta la azzeccato. Spezzali non mi segua più. Cioè, da nessuna parte. Però effettivamente ce l'ha azzeccata. E comunque noi vi parleremo di questo, insomma, e quanto alla fine un rapporto di amicizia diventa veramente un rapporto di famiglia. E cioè, io almeno personalmente parlo per me, Idem. lui, colui qui al mio fianco è un pacifista. Quindi lascia vivere e non rompere Ce lo le puoi dire, uova nel ecco. paniere. E
diciamo, essere amici uomo e donna senza benefici. Esatto. Cioè, proprio quello che è il vero senso, secondo noi, dell'amicizia. C'è una leprettina. Ma che bella! Che è lì. Salmi! No! No! No, non l'abbiamo presa comunque. Per tutti gli animalisti, no. Non abbiamo maltrattato nessun animale in questi video. Esatto, assolutamente. Al massimo ci maltrattiamo noi. E niente, insomma, questo, e vi faremo vedere a volte cosa vuol dire appunto affidare la propria vita all'altro, anche nelle stupidate soprattutto, e cosa vorrebbe dire uscire una sera con noi pagando. È ovvio, ovvio, perché quali soldi non ce n'è. Esatto, ma non ce n'è proprio. E quindi ecco, insomma, raccontata da una persona che penso che mi conosca più forse dei miei genitori sotto certi punti di vista, e insomma quella che sono vera, cioè, e che comunque sono anche quella che sono nei video, perché io ho sempre detto che alla fine confermo, cioè, a non me, sono di parte, ma confermo, a me piace, cioè, dire le cose per come stanno. Ho trovato Salmi due. Oddio, ci sono un sacco di leprottini. E se vedrete, insomma, questo video, se decideremo di montarlo traballante, guardatelo lo stesso. Mettete perché mi piace e pagate. Perché di soldi non ce n'è e per ne vogliamo comprare. Pagate, pagate, pagate. Per prendere una telecamera decente con sensori di movimento. E cambiare ammortizzatori della macchina. E tutte queste cose non abbiamo la possibilità. Per fargli dipendere dove andiamo. Aspetta che giro la telecamera. Allora, praticamente la figura penso più apocalittica di merda che si possa fare nella vita sia stata questa. Questa te la concedo. Cioè, praticamente siamo passati polvere su quella strada lì, ma perché di solito la facciamo che non c'è nessuno, perché comunque bene o male si è sempre più tardi. È una santellina che c'è una strada che chiudono alle 8 per fargli capire al pubblico. E vanno lì, fanno le messe quelli del paese, perché sono paesi di 1000-2000 abitanti. Però in 20 anni che faccio queste strade non mi è mai capitato di vedere 50 persone che metà praticamente paese qua. Mi sono sentito una fucilazione addosso. Cioè, non so se volevano darmi fuoco o spararmi alle gomme, non lo so. No, cioè, bisogna che attacca la macchina. Solitamente. Allora, l'ultima volta che l'abbiamo fatta, l'abbiamo fatta 15 giorni fa. Sì? Io, lui e la sua compagna. E niente. Però saranno state 10:30, sì. 11 di sera. E praticamente c'era sotto una canzone. Giurate. Tipo come quelle dell'opera. Cioè, la lirica trionfale. La lirica trionfale. Una cosa così. Dove c'era questo tenore che proprio nel bel mezzo in cui la macchina non saliva. Questa cosa trionfale proprio, come se avessimo scalato se l'Everest. Se la macchina avesse preso vita, si è imbizzardita. Esatto. Ha fatto mezza salita su una ruota. E praticamente stasera abbiamo fatto la stessa scena. Con un'altra macchina. Con un'altra macchina, non però si può dire la marca, ma è bassa, è forte, ha molti cavalli. Però questa volta c'erano lì delle persone e soprattutto è stato il momento. Cioè, ecco, tanto per farvi capire. È tipo una chiesetta del genere. Cioè, io spero di inquadrare giusto, fai perché no, di inquadrare giusto perché c'ho il telefono girato. Sì, stai inquadrando la chiesetta. Ecco, è tipo una chiesetta del genere. Ecco, così. Però là più sulla strada praticamente, qua almeno c'è un pezzo
Là proprio sulla strada, dove tu vieni su da quella salita lì improponibile e ti trovi lì le persone che ti guardano nel bel mezzo della messa, quasi dicendo che cazzo stanno facendo figa, questi. Veramente. E niente. Ne avrebbero sparato, secondo me, figa. Sì, e per fortuna non siamo... Sto registrando... Cioè, no, adesso, a parte gli scherzi, tu guarda il caso... No, tu guarda il caso. Mai capitato, mai. No, però di solito noi ci abbiamo sempre acceso la radio. Eh sì. E stiamo facendo i coglioni. Perché non possiamo spegnere per i coglioni. Questa volta, perché sto registrando, la fortuna è stata che almeno non siamo saliti con la radio... al massimo, e almeno lì, cioè, veramente, cioè, ci siamo contenuti, perché lì, ti giuro, l'avremmo fatto in retro, perché sì, mi sarei sprofondata. Ma il brutto è adesso, devo aspettare che finisca messa per andare via. Quindi niente, aspettiamo, adesso ci trasformiamo, come fanno i veri Ghost Hunter, che dicono adesso aspettiamo che cali la notte e poi... Ho caricato, anche sono già carichi quelli infrarossi, eh. Ecco. Prendiamo, intanto facciamo il giro per visionare sopralluogo e poi prendiamo l'attrezzatura e partiamo. Comunque adesso, vabbè, siamo scesi davvero. Volevo farvi, cioè, sentire un attimo la pace che c'è qua, perché, cioè... Cioè, io non so se sentite. Cioè, è una cosa fantastica. Perché effettivamente non c'è nessuno. Ecco, noi tipo siamo arrivati da quella strada lì. È molto... più indietro c'è la figura che abbiamo fatto e qua stiamo affidando la nostra fortuna nella chiesettina, insomma, che c'è qua. Ma alla fine è una chiesa sconsacrata? No, è una chiesa sconsacrata o no? Nel dormitorio, però è una chiesa perché c'è dentro l'altare tutto. Dopo, comunque questa, dopo guardiamo se riesco dalla finestrella a far vedere. Comunque, niente, io voglio sapere come si fa a girare sto cazzo di schermo, però. Ops. No, come si fa a far registrare, a far girare lo schermo intanto che sto registrando. Perché adesso devo spegnere ancora per girare, per far vedere. Non lo so. Non è colpa mia. Non so girare lo schermo. Compra il telefono. Ho una telecamera.